Le notizie in 60 secondi, giornata delicata per i collegamenti tra le isole del Golfo di Napoli e la terraferma. Sin dal mattino sono state sospese infatti le corse di aliscafo con le sole navi traghetto in funzione. Situazione trasporti peggiorata ulteriormente dopo l'incidente occorso ad un traghetto della Caremar che nel pomeriggio è rimasto bloccato sull'isola di Procida a causa di un malfunzionamento al portellone. Uomini e mezzi sono stati sbarcati sull'isola di Arturo e poi trasferiti ad Ischia, destinazione iniziale del traghetto guastato, con l'ausilio di altre due navi. Intorno alle 13 di oggi, a causa del forte vento, il Benito Buono della Medmar è rimasto insabbiato nel porto di Pozzuoli. Solo con l'ausilio del traghetto Agata la nave è stata disincagliata e ha potuto proseguire le sue corse. Allo studio del governo ci sarebbe uno schema di disegno di legge quadro per lo sviluppo delle isole minori. A dichiararlo oggi è stato il ministro per gli affari regionali e le autonomie, Roberto Calderoli, davanti alla commissione parlamentare per il contrasto agli svantaggi dell'insularità. Questa sera in diretta alle 21.05 l'isola che non c'è, la trasmissione condotta dal direttore di Teleischia Enrico Buono, dedicata questa settimana al tema della sanità, con l'obiettivo puntato in maniera particolare sull'ospedale Anna Rizzoli di L'Acquameno, prossima edizione domani alle 13.00.